prima del pranzo a Caroni e della chiusura della manifestazione sulle strade di Francesca Mirabile Mancusio, è stato visitato un altro luogo della contessa, il castello dei principi Pignatelli Aragona Cortés, che è stato sua antica dimora. Io vi guiderò in questo breve tour, poi se avete domande voi sarò ben lieto di prolungarmi. Ci siamo fermati qua sia per riprendere fiato sia perché possiamo avere due spunti. E beh, uno già l'ha detto il presidente, perché se vedete quella ghiera ci sono tre lettere DTM, sarebbero duchi di Terranova e Monteleone, che erano uno dei tanti titoli che aveva la famiglia Pignatelli, i quali furono i penultimi proprietari di questo castello. Gli ultimi sono gli esponenti della famiglia Castro. Adesso, brevissimamente, guardando le architetture, vi farò vedere chi furono e vi farò capire chi furono i predecessori dei Pignatelli, e anche lo stemma che campeggia in alto a questo portale, che è ottocentesco il portale, e le tre pignatte. Se vi ricordate la targa che abbiamo qualche ora fa scoperto, poi il comune di Caroni ha ripreso il simbolo che era di questa famiglia, che per Caroni è stata importantissima. Adesso entreremo a vedere questa architettura, che è veramente spettacolare, non è campanilismo, però vi accorgerete, dopo la mia breve spiegazione, che possiamo definire Caroni e questo castello, che è il suo simbolo anche architettonico e topografico, la seconda capitale del periodo normanno. Quindi i normanni, compreso il reggente, adesso scopriremo chi, quando non stava a Palermo risiedeva a Caroni. Siamo con la nostra guida, il castello di Caronia in sintesi. Non è facile, però diciamo che innanzitutto è un unicum, è una meraviglia architettonica e soprattutto è una pagina di storia di pietra, lo possiamo dire a tutti gli effetti. È un complesso architettonico del XII secolo d.C., complesso perché non c'è solamente il castello, che era una residenza abitativa più che altro, c'erano dei magazzini e soprattutto c'era una cappella palatina a tre navate, il cui unico confronto è quella con Palermo. E poi perché normanno? Perché appunto nel XII secolo, come afferma il geografo Edrisi, era di recente costruzione, quindi fu lo stesso Ruggero II, il re dei Normanni, intorno al 1134, massimo 1154, a volere e ad abitare questo castello. Poi nei secoli si sono succedute varie famiglie, tra cui Ventimiglia, i Rosso, i Selades, i Cardona, i Pignatelli, che tanto hanno lasciato a Caronia e in Sicilia in generale, fino alla famiglia Castro, che tuttora lo detiene, lo abita e lo rende fruibile. Qualche curiosità sul castello: perfino dietro di noi c'è qualche cosa di molto particolare. Allora, il castello offre tante meraviglie nascoste, tanti ambienti particolari. Dobbiamo dire che nei secoli è stato molto rimaneggiato nella sua struttura originaria, sia per quanto riguarda la cinta muraria che per quanto riguarda il palazzo, dei tre ambienti sottostanti e dei tre soprastanti, come nacque in origine. Tanto è vero che non si riusciva a riconoscere nemmeno l'entrata principale. Per farvi un esempio, la cappella palatina, che prima ho tanto decantato, fu utilizzata negli anni anche come panificio, quindi una nicchia divenne il forno. Alle mie spalle c'è invece una canalina di scolo, come era tipica dei palazzi, perché i confronti più diretti di questa architettura normanna, che però ha influenze arabe, sono i sollazzi a palermitani, quindi la cupa, la zisa e lo scibene. All'interno c'è una camera particolare invece con le mucarnas, queste nicchie ottenute con lo sfalsamento della pietra, che quindi non rende l'architettura liscia ma a plissé, possiamo dire. Quando si può visitare in maniera integrale? In maniera integrale il castello si può visitare d'estate, ci sono delle giornate, solitamente la seconda domenica d'agosto, però cambia la data ogni anno.
perché i proprietari mettono a disposizione dell'amministrazione comunale questo bene, che in quei giorni appunto è interamente visitabile.